Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno. Buon pomeriggio. Sì, qua fa un po', farà caldo. Speriamo. Prima di entrare, il nostro padrone di casa era molto nervoso, l'ho visto scaldarsi come un pugile prima di un incontro. Non so che intenzioni abbia. Teniamo le distanze. Ma non mi fai paura, vai. Ne sono certo. Allora, intanto volevo ringraziare Stefano Monticelli, il nostro comune amico che ha reso possibile questo incontro. Il grande Steve. Vabbè, allora io per iniziare, no, il tema è un po' la scomodità e io faccio questo format delle 10 domande scomode, quindi siete stati per anni la prima radio d'Italia. Lo siamo ancora, dipende da che tipo di punto di vista le guardi le cose. Guardiamo dal punto di vista dei numeri, degli ascolti, mi dicono se i numeri sono giusti siete la quarta in questo momento. No, è una cagata, siamo la terza e siamo vicinissimi alla seconda, soltanto la prima è nettamente la prima, ma dal punto di vista solo degli ascolti. Noi siamo la prima radio per fatturati e questo già è un dato molto importante, siamo nettamente la prima per qualità. E che ovviamente è una cosa molto opinabile, ma io, siccome la mia, dico sei riuscito a rigirarla benissimo. Sei riuscito a rigirarla benissimo, e questo ti va dato credito. Ma che cosa hanno le altre radio? Quindi, cioè, dov'è la differenza poi nei numeri? Beh, no, adesso parte le battute. No. Diciamo che il mondo radiofonico va tutto in una sola direzione e noi cerchiamo di opporre tutta la resistenza che possiamo per cercare invece di andare da un'altra parte, nel senso che dappertutto la radio è diventata un prodotto molto da tappezzeria, cioè una radio, tendenzialmente la radio, ripeto, in tutto il resto del mondo e in buona parte ormai anche nel nostro paese, è un mezzo che si ascolta di sottofondo e che quindi non deve essere molto invasivo e che quindi deve essere molto rassicurante, deve essere tra virgolette abbastanza scontato, che non è una critica, no? È un dato di fatto, si chiamano radio di flusso le radio fatte in questa maniera e si chiamano così perché questo flusso è costante in tutte le 24 ore, cioè se tu ascolti queste radio alle 9 di mattina, alle 3 del pomeriggio o alle 10 di sera, grosso modo senti lo stesso tipo di programma, lo stesso tipo di musica. Cioè sono perché rassicuranti fondamentalmente. Esattamente, il termine più corretto è proprio quello, rassicuranti. Noi cerchiamo invece di fare una radio fatta ancora di contenuti, partendo da una nostra storicità che ovviamente ci posiziona in un mondo molto leggero, no? Non saremmo neanche credibili se tentassimo di fare una radio giornalistica. Noi ci chiamiamo Radio DJ, che è già una specie di tatuaggio che ti porti dietro e che non ti fa mai prendere troppo sul serio, però all'interno del mondo dell'intrattenimento noi cerchiamo di fare una radio che abbia ancora voglia di dire qualcosa. Ti leggo però, perché l'ho preso da Wikipedia, quindi non sono parole mie. Fin dal suo esordio, la rete si è resa immediatamente riconoscibile nel panorama musicale grazie alla tipologia di musica proposta. Successivamente, l'emittente si è omologata all'offerta musicale delle altre radio concorrenti, mandando in onda i principali successi del momento. Cioè, come vivi una definizione del genere? Beh, ovviamente Wikipedia non lo scrive mai chi fa le cose, ma lo scrive sempre un altro che vuole cercare in qualche modo di metterci il suo parere. È una visione abbastanza corretta, spiegabile con il fatto che quando è nata Radio DJ era una radio locale ed era anche il 1982. Quindi nell'82 a Milano si poteva fare una radio che musicalmente fosse diversa e molto propositiva, sempre all'interno di un mondo molto molto leggero. Era una radio comunque che aveva sempre a che fare con la discoteca, con la notte, con le cose molto molto leggere. Man mano che la radio è diventata grossa, è diventata importante, è diventata una radio nazionale, è evidente che abbiamo dovuto diventare più aperti dal punto di vista musicale, no? Perché comunque le nicchie sono piccole per definizione, altrimenti si chiamerebbero in un'altra maniera. Se vuoi essere una delle prime radio italiane, cioè una radio da 5 milioni di ascoltatori al giorno, non puoi essere molto alternativo. È chiaro che all'interno di questa omologazione noi comunque manteniamo una nostra valenza, diciamo così, di proposizione, che però, ripeto, non può andare oltre un certo livello. Cioè essere mainstream necessariamente implica una certa omologazione, una certa... Lo so perché l'ho letto in una tua intervista, c'è una certa banalità dei contenuti a volte musicali in questo caso. Sì, beh, leggevo che tu anche ne soffrivi un po', insomma, di questa assolutamente. Cosa. Assolutamente.
anzi in questo momento c'è una grande difficoltà per noi nel trovare una colonna sonora che sia compatibile con quello che noi siamo diventati, io in particolare, io sono un ragazzo di una certa età e faccio fatica a rivedermi nella musica da teenagers che impera nelle classifiche di adesso, no? Faccio un programma la mattina e il mio pubblico ha, è orrenda l'espressione, il mio pubblico, lo so, fa schifo, mi è scappata, giuro che non lo faccio più. Tuo pubblico. Però quelli che ascoltano la radio la mattina, il mio programma in particolare, questo lo posso dire, comunque hanno, diciamo, dai 30 ai 50 anni, quindi tendenzialmente anche loro con la trap o con Post Malone o con quello che volete voi, non è che abbiano tantissimo a che fare. Però noi dobbiamo, siamo un po' in mezzo al guado, no? In cui vogliamo ancora essere radio DJ e quindi essere innovativi, e dall'altra parte ci accorgiamo che il nostro pubblico, ripeto, è un pubblico un po' più adulto. E questo è strano però, no? Nel senso che ad esempio noi quando noi lavoriamo per i brand, parliamo di comunicazione, cioè l'idea è quella sempre di conservare l'identità di un brand, certo. Nonostante il passaggio degli anni, no? La sfida è sempre quella, tenerlo sempre giovane. No, ma noi questo lo facciamo, questo lo facciamo, quello che ti dicevo è che è sempre più difficile, perché non c'è mai stato dal punto di vista musicale un momento di così tale rottura tra i vari target, no? Fino a qualche anno fa le cose che piacevano ai 15-16 anni potevano piacere anche a un 22enne, adesso non c'è verso proprio. Io ho due figli, uno ha 23 anni e uno 16, e i loro gusti sono completamente lontanissimi. Noi cerchiamo di essere comunque all'interno di questo, ripeto, abbastanza propositivi, ma è anche il motivo per cui negli anni abbiamo fatto passare la musica in secondo piano. Cioè se nell'82 la musica di Radio DJ era il suo elemento distintivo, tant'è che il primo claim era in poche parole tanta musica, adesso l'elemento distintivo sono i personaggi della radio. Uno sceglie Radio DJ perché c'è la Pina, perché c'è il trio Medusa, perché c'è Fabio Volo, perché c'è Alessandro Cattelan, poi marginalmente anche per la musica, ma la musica, ripeto, è quella, non si può andare molto in là. Quindi fondamentalmente l'entertainment ha superato di gran lunga il fattore musicale. Nel, cioè, nostro, la scelta, caso sì. Nel vostro caso sì. Significa che la musica non è più un business? No, la musica è un business, ma non è l'elemento per il quale i nostri ascoltatori ci scelgono. È la musica in radio che non è un business, come, o è un caso vostro, proprio vostro questo? No, beh, dipende da cosa intendi per business. La musica dal punto di vista del business sta ripartendo. Negli ultimi due anni per fortuna sono tornati a essere importanti i numeri e le prospettive dicono che nei prossimi 10 si tornerà, non dico agli anni 70-80, ma a una dimensione importante. Io parlo di elemento distintivo, cioè del motivo per cui uno fa una scelta. Se sceglie RDS lo fa perché RDS confeziona una radio fatta solo di successi contemporanei montati in una maniera molto veloce, sono tagliati tutti a 3 minuti e quindi comunque uno che vuole consumare soltanto quel tipo di roba trova perfetta RDS. Se vuoi RTL vuoi, che ne so, Rai 1, cioè quella roba lì che tu a qualunque ora va bene, c'è un po' di tutto, perché poi a volte c'è anche un po' di confusione nella programmazione musicale, ma evidentemente al loro ascoltatore questa non fa molta differenza. Se vuoi Radio Italia è perché comunque è una radio rassicurante da quel punto di vista. Se scegli Radio DJ probabilmente la scegli perché ci sono io o perché ci sono gli altri, insomma. E comunque rimane il fatto che i giovani tendenzialmente con la radio hanno un rapporto abbastanza complicato. Non ce l'hanno proprio. Quindi come lo affrontate? O se pensate di affrontarlo, oppure ti dicono, saranno problemi inutile, di qualcun altro? È inutile inseguire qualcosa che va da un'altra parte, insomma, bisogna accettare la realtà e anzi la cosa più difficile in qualunque campo è capire i cambiamenti e capirli per tempo. Ed è la vera sfida mia, ma soprattutto vostra, parlo per i più giovani, perché negli anni questi cicli diventano sempre più brevi, no? Noi, l'umanità ha passato 1000 anni senza cambiare nulla, no? Il Medioevo è stato un gigantesco buco che è durato appunto 1000 anni, poi è arrivato il Rinascimento, poi è arrivata la Rivoluzione Industriale, ma sono tutte cose che sono durate
50-100 anni, adesso 10 anni è già un'infinità. Cioè sta morendo la radio, stai dicendo questo? No, e anche se tu cerchi di dirmi delle cose negative, non ci riesci, la radio sta benissimo, è che... Ma a un certo punto non vi ascolterà più nessuno, i giovani non li puoi intercettare. Ma i giovani diventano grandi, i giovani in questo momento non ascoltano la radio perché hanno altri accessi, no? E perché per loro la musica è la sola cosa importante. Ma i giovani poi diventano grandi, cominciano ad avere l'automobile, cominciano a spostarsi, cominciano ad avere un lavoro, cominciano ad avere una vita personale e non soltanto di gruppo, e lì la radio comincia a diventare importante. È chiaro che 20 anni fa noi abbiamo fatto un concorso, mi ricordo, Radio DJ nei primi anni 90, cercando voci nuove, insomma quelle cose lì, e il nome del concorso era 18-25, che era l'età minima e massima di quelli che cercavamo. Adesso sarebbe ridicolo fare una cosa di questo genere. Adesso il nostro focus è probabilmente 30 anni, magari fra qualche anno sarà 35 anni, però al tempo stesso 30 anni fa... Tu dici la vita si allunga, quindi prima o poi arrivano tutti. Si allunga la vita, si allunga il punto della vita in cui uno diventa giovane adulto. Le cose cambiano, magari fra 20 anni i nostri figli o nipoti avranno ricominciato da capo, o forse la radio sarà morta. Però ripeto, è inutile porsi il problema di quello che accadrà tra 20 anni, noi lavoriamo nel presente. Senti, parliamo di scelte creative, perché voi fate, ovviamente tu come direttore artistico, certo, della radio fai delle scelte creative, quindi decidi di spingere delle cose piuttosto che altre, o ad esempio credo siate state voi primi a spingere l'indie italiano più o meno, non so, ve ne siete pentiti di questa cosa? No, siamo stati i primi a dare fiducia a tutto questo movimento indie, siamo stati tra i primi forse anche a capire che stava un po' finendo, perché in questo momento probabilmente è un po' passata il momento magico. Dici qualche scelta di cui sei fiero e qualche scelta magari nella tua carriera artistica? Ma non lo so, me la sarei evitata. Noi facciamo radio in maniera molto serena e leggera, quando mi capita di fare incontri come questo, settimana scorsa sono stato a Torino alla scuola Holden, e puntualmente salta fuori quello con la keffia che ti dice: cazzo, ma voi non mettete niente di alternativo, no? Allora tu cosa gli rispondi a uno così? Tu forse non sai con chi stai parlando, cioè non puoi darmi a me una colpa di non fare una cosa come quella. Quella cosa lì non la devo fare io, la deve fare un altro. Cioè, noi facciamo un Luna Park che si chiama Radio DJ, che è una radio divertente, che è una radio molto molto leggera. Gli after hours li abbiamo messi nel momento in cui sono diventati famosi, perché Manuel faceva X Factor e li abbiamo messi comunque anche molto poco. Questo non vuol dire che non abbiamo rispetto per loro, però è una scelta editoriale. È un mondo che mediamente non ci appartiene, insomma. Vorrei farti vedere un video. Aiuto. No. Ciao Linus, io volevo sapere a chi vuoi più bene in radio, no sto scherzando, vorrei sapere però, siccome il tuo lavoro è un lavoro che regala tante soddisfazioni e tante cose belle, ma come tutti i lavori di responsabilità immagino abbia anche dei lati negativi, delle grosse rotture di palle, io vorrei sapere se ci sono, quali sono i lati negativi, quelli che odi di più del tuo lavoro, e vorrei capire come li aggiri. Faccio un esempio, magari prima di una riunione piuttosto noiosa tu dici alla Sara: oh, se entro 10 minuti non sono uscito dalla riunione, entra dentro e dimmi che ho un impegno impellente, cose così, non che sia vero, cioè me lo sto inventando, non che tu abbia veramente questo metodo qua, fantasia mia, non che veramente succede. Federico Russo, uno stronzo. Uno stronzo. Perché quello che lui si è inventato in realtà sa benissimo che corrisponde a realtà. Sara, la mia assistente, e noi abbiamo delle frasi in codice. La frase principale è: vieni e dimmi che è arrivato Varvello. Voi direte: chi è Varvello? Varvello è una simpatica persona che faceva l'amministratore Radio DJ 20 anni fa. Ora non so neanche più dove lavori, insomma spero che stia bene. Però è rimasto come modo di dire, e quindi quando lei viene da me, io le dico: guarda, dammi 10 minuti, dammi 15 minuti, poi vieni e dimmi che è arrivato Varvello.
E allora lei arriva. Linus succede sempre con Federico Russo, non con gli altri no, con lui sempre. No, con lui non c'è bisogno, anche se ogni tanto Federico è un po' verboso, nel senso che Federico è uno di quelli a cui devi spiegare una cosa 20 volte, ma lui riparte sempre dallo stesso punto perché... Infatti per fargli fare sto video, noi no, non è vero. Senti, il tuo rapporto no, però con... posso rispondere alla prima domanda, certo, che invece è piuttosto interessante, perché Federico chiedeva se ci sono delle cose complicate nel mio lavoro. La vera cosa complicata, sai qual è? Che io mi comporto a Radio DJ come se la radio fosse mia, ma di fatto non lo è, e questo fa una differenza enorme, ma non dal punto di vista economico, che veramente cambierebbe pochissimo, nel senso che io sono l'unico che vive il successo o l'insuccesso di questa radio come una cosa mia. Tutti quelli che ci lavorano lo vivono solo per la loro piccola fetta, e quindi io sono quello che tira verso il centro, mentre tutti intorno ci sono gli artisti che tirano ognuno dalla loro parte, gli ascoltatori che tirano da un'altra, la proprietà che tira da un'altra ancora, la concessionaria pubblicitaria che tira da un'altra parte. Ecco, diciamo, far convergere tutti gli interessi verso un unico punto è spesso è molto, molto stressante. E questo mi tira la domanda che ti avrei fatto, cioè il tuo rapporto con il tuo pool di artisti è notoriamente abbastanza complicato, no? Sì. Cioè, sei considerato abbastanza un rompicoglioni, qual è il tuo stile di management? Guarda, funziona evidentemente sì, ma sì, pro e contro. Per fortuna loro, io faccio ancora il loro lavoro, e quindi mi è facile mettermi nei loro panni, no? E quindi so che il modo migliore per essere un buon artista è essere libero di esprimersi. Io faccio la radio da infiniti anni, però sono diventato bravo, credo, soltanto da metà in poi del mio percorso, e cioè da quando sono diventato anche il direttore della radio, perché questo inconsapevolmente è come se mi avesse liberato. Cioè, io finché avevo qualcuno a cui dovevo rendere conto, stavo molto più schiacciato nel mio angolino, e non mi prendevo neanche certe libertà o certe iniziative, e al tempo stesso ero anche abbastanza superficiale nel fare il mio lavoro. Quando ho cominciato a essere responsabile completamente di quello che facevo, ho capito che invece quello che facevo si poteva fare molto meglio lavorandoci un po' di più. Stai evitando la domanda vera, cioè come gestisci il rapporto con... Lo gestisco in questa maniera, lasciandoli liberi. Lasciandoli liberi. Io sono un po' l'argine di un fiume, no? Nel senso che quello che faccio è inserire in questo fiume le barche che credo siano adatte. Una volta che le ho inserite, devono veramente andare a sbattere perché io intervenga, perché io cerchi di essere... però di questo loro devono assumersi anche la responsabilità, perché nel momento in cui questa barca non va più dove voglio io, allora devi la sua avventura finisce. No, beh, può capitare che la sua avventura finisca anche, insomma. Come è successo negli anni passati. Credi in un lavoro di team o la tua è più un'impronta individuale? Io non sono per la democrazia, nel senso che credo che la democrazia sia una cosa meravigliosa finché si tratta di rispetto delle persone con cui lavori, ma io credo che sia importante che ci sia una guida precisa, perché vedo che la gente ha bisogno di mettersi nelle mani di qualcuno che dia la sensazione di sapere dove sta andando. Noi siamo una specie di gigantesco pullman e io sono quello che lo guida. Se dessi l'impressione di non sapere la strada, probabilmente questo creerebbe un po' di insicurezza anche in quelli che lavorano con me. In verità io cerco di dare il più possibile, insomma, la sensazione di avere le idee chiare, insomma. Ovviamente tu hai il potere di decidere la linea editoriale, i contenuti della radio, quasi tutti, te ne manca uno fondamentalmente, che è il blocco pubblicitario. Lì non sei tu dove decidi. Cosa pensi del livello creativo della comunicazione pubblicitaria in radio in Italia? Beh, è molto difficile, credo, fare creatività per radio. Ogni tanto mi trovo a dire tra me e me, cavoli che bravi questi che hanno avuto quest'idea, perché so quanto è difficile, cioè una buona campagna televisiva è altrettanto difficile,
però ha tanti elementi da cui partire. A volte la fortuna di una campagna è anche semplicemente la colonna sonora, in qualche caso è il testimonial, in altri è la fotografia, in altri è la storia, in altri è tutto quanto messo insieme. Per radio hai soltanto un elemento, e cioè quello che dici e come lo dici, insomma. Spesso sì. Le campagne radiofoniche sono delle coniugazioni, peraltro radiofoniche, di campagne che nascono per la televisione e quasi mai sono altrettanto efficaci. Però, ripeto, conoscendo la difficoltà, cerco di essere così abbastanza comprensivo. So ti stai difficile. Tenendo buoni gli inserzionisti con questa risposta? No, beh, loro sanno che io non, se potessi sarei un po' più rigido da quel punto di vista. Infatti devo dirti che fino a 10-15 anni fa, quando le vacche erano molto molto grasse, potevo fare il fenomeno e dire no, questa campagna non la voglio. Dopodiché le vacche sono un po' dimagrite e abbiamo dovuto diventare però, un po' più però di però sai buona... che sarebbe bellissimo, aiuteresti molti anche di noi, no, che facciamo questo lavoro, perché no, lo so, mi piacerebbe. Porteresti... Guarda, no, metteresti un livello, c'è stato un periodo in cui in molti centri media, so per certo, c'era la mia foto e ci tiravano le freccette perché secondo loro era una dimostrazione di arroganza la mia volontà di rifiutare delle campagne. Diciamo che per un po' di tempo ho rifiutato alcune categorie merceologiche che ritenevo non compatibili con il nostro prodotto, poi il target si è talmente allargato che ho dovuto accettare che ci fossero anche quelle. Su quelle brutte è difficile, però ne ho rimbalzata una ieri mattina che non ti dirò mai, te lo dico nel dietro. Nel grazie, dietro poi ve la dico io dopo. Andate all'altro video per cortesia. Ciao Linus, ho una domanda seria, pensa, per te, in macchina ma non sto guidando io, ho le mani libere. Allora, volevo sapere... diciamo da uomo di comunicazione, come giudichi in questo momento la radio, perché la radio, che ha sempre avuto una specie di piccolo complesso di superiorità in fatto di creatività nei confronti della televisione, forse in questo momento è un pochino in difficoltà a livello di creatività. Oh Linus, non la nostra radio, rispondi. Ovviamente. Beh, la prendo come una battuta, nel senso che ci riallacciamo anche alle cose che abbiamo detto prima. Credo che ci sia una sorta di inevitabilità, per cui se ci dovessimo ritrovare, o quantomeno, io sarà un po' difficile, ma se fra 10 anni sarai ancora qui a intervistare un mio omologo, probabilmente le radio saranno diventate tutte come quelle che dicevo in apertura, perché questo è il trend a livello internazionale. Le radio americane, inglesi, francesi, sono concepite tutte alla stessa maniera, c'è un morning show molto parlato, molto divertente oppure molto giornalistico, e poi dalle 9, dalle 10 in poi c'è un flusso di musica assolutamente di sottofondo. Insomma. Senti, il tuo rapporto con la tecnologia, non ti chiedo quello che i social network, perché so che lì un po' sembra che tu li frequenti più per dovere che per scelta vera. Ma anche in termini in relazione alla radio, alle possibilità che la tecnologia offre al mezzo radiofonico, all'integrazione delle piattaforme, sono cose che ti interessano? Non sembra molto. No, non interessano a me come persona, mi interessano abbastanza come personaggio, perché comunque credo che uno che fa il mio lavoro abbia, tra virgolette, non dico il dovere, ma insomma sia anche piacevole ogni tanto avere un meccanismo che ti permetta di relazionarti con la gente, poi dopo ognuno sceglie quello che preferisce. Sono stato per un anno su Twitter e sono scappato perché è un mondo troppo acido ed è un peccato, perché il mezzo di per sé potrebbe essere fantastico e se usato bene lo è ancora. Non lo è, almeno nel nostro paese, quindi possiamo tranquillamente farne a meno. Uso in maniera abbastanza light Instagram, cioè non ho l'età per mettermi a fare le stories o cose di quel genere, però mi diverte con una certa leggerezza, ripeto, questa sensazione di familiarità che si crea tra te e chi in qualche modo ti sta vicino. Basta essere anche abbastanza decisi nel salutare quelli che evidentemente pensano di potersi prendere certe libertà o certe confidenze, però poi nella mia parte istituzionale di direttore della radio e di responsabile comunque delle radio del Gruppo Espresso, è chiaro che invece la tecnologia
gioca un ruolo importante. Noi siamo sempre stati una radio molto all'avanguardia da questo punto di vista e cerchiamo di esserlo anche adesso, ovviamente. State lavorando su, non so, c'è il tema dei dati, c'è il tema delle piattaforme, di come possono portare sempre la customizzazione dei contenuti per dei target particolari, cioè c'è un'evoluzione che sì, vedi? Sì, non è tanto un lavoro di ricerca nella mercato, nel senso che da quel punto di vista io preferisco affidarmi di più al nostro intuito e alla nostra personalità. Le ricerche di mercato servono per dare un risultato medio che molto spesso è mediocre, i salti in avanti li fanno sempre fare quelli che hanno invece un po' di lucidità e di follia, anzi. No, cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che la tecnologia ci propone. Sai, 10-15 anni fa, quando cominciava a crescere internet, arrivavano tutte le Cassandre a dirci per voi delle radio adesso sono cavoli. In verità per noi internet è diventato un veicolo meraviglioso, perché noi tutto il giorno abbiamo ascoltatori che ci seguono da ogni parte del pianeta, ma in maniera ormai anche significativa. C'è anche il modo per avere dei feedback che possono essere anche interessanti quando non sono drogati, diciamo, dall'esibizionismo di chi scrive. La stessa Spotify o tutti i siti di streaming sono un'alternativa, ma non è una cosa che ci abbia cambiato la vita, nel senso che Spotify è una realtà molto presente ormai da 2-3 anni, però i numeri degli ascolti radiofonici non ne hanno affatto risentito, perché comunque Spotify si basa su una serie di algoritmi che ti portano grosso modo sempre alle stesse conseguenze, e non è che nasce un genere musicale o un gusto musicale nuovo ogni giorno. Quindi quando hai riascoltato per la centesima volta la stessa cosa, forse la radio, non tanto musicalmente ma con il resto lato dei contenuti, di entertainment, tu dici. Beh, almeno quello sì. Possiamo andare il terzo video a un altro ospite. Ciao Linus, ciao, ciao. Allora, siamo ciao. Anche noi e siamo qui in versione molto cattiva, graffianti e riverenti, vuoi dire graffianti e riverenti? E non abbiamo paura a farti una domanda cattivissima, la domanda cattiva è? Brava lui. Ah, la faccio io? Sì. Vabbè, io non ho paura Linus, ti chiederò a quale dei due figli vuoi più bene. Vuoi più bene a Michele o a Filippo? No, la domanda vera è, in televisione, dove hai dimostrato comunque insomma di capire qualche cosa, condurresti un programma tipo Temptation Island? Rispondi a questa. Chi è? Cero, Allora, prima che tu risponda, cioè noi abbiamo provato a far fare delle domande scomode ai tuoi artisti. Li capisci come funziona, eh? Perché no, è cioè, dittatura, insomma. Adesso vabbè. Volevo far fare una statua con il cappottone Bronzo. Come King Jong-un. Temptation Island, chiedono. No, vabbè, chiaro che non fa parte del mio mondo Temptation Island, non saprei neanche cosa farci io in un contesto come quello. La televisione è un mondo strano, tra l'altro io faccio parte di una generazione che è cresciuta con la radio e poi è diventata, come dire, quella dominante nella televisione contemporanea, no? Io faccio parte della generazione di Gerry, di Fiorello, di Bonolis, di Amadeus, di Fazio, tutti quanti loro poi sono diventati appunto quelli che fanno la televisione italiana di oggi. Io nel momento in cui avrei potuto fare il salto che hanno fatto loro sono diventato direttore della radio. Questa cosa mi ha talmente riempito la vita e mi ha talmente anche un po' viziato che pur avendo avuto anche in quel periodo delle piccole occasioni per fare delle cose in televisione, mi sembravano sempre talmente degradanti rispetto a quello che facevo in radio che ho sempre cercato di stare lontano, e alla fine sarà per la prossima vita. Senti, dalla televisione al cinema, perché ho letto in una tua intervista che Radio DJ è fatta di personaggi con musica di sottofondo ed è una radio molto cinematografica, l'hai definita così. Hai mai la sensazione che sia un film di merda? Davide deve cercare in tutti i modi di mettermi in difficoltà, ma non sa che io ho fatto il militare a Cuneo come Totò. No, nel senso, no, cioè, vabbè, ti piacciono stare. Tutti i contenuti che mandati in onda? Cioè... No. Ovviamente no, sarei un pazzo se fossi così contento di tutto quello che va in onda, ma questo è il massimo che si riesce a trovare, diciamo, nel panorama radiofonico italiano, no? Una domanda che magari mi avevi previsto di fare anche è chi prenderesti da un'altra radio? E ti anticipo già, nessuno, perché in questo momento non c'è nessuno. Grazie. Che lavora su un'altra radio
che mi interessi, ma non è presunzione, è che purtroppo si sta anche un po' inaridendo il serbatoio, no? Cioè le ultime cose nuove del mondo radiofonico, forse l'ultima cosa nuova, ma è anche abbastanza ridicolo chiamarla così, è la Zanzara, che ha fatto già in tempo forse anche a superare un po' il suo apice, però comunque Cruciani è l'unico che negli ultimi 10 anni ha portato qualcosa di differente. Lui lo prenderesti? Ma lui sono andato molto vicino a prenderlo, noi siamo amici, siamo compagni anche di maratone, è una persona anche molto piacevole fuori dall'onda, nonostante l'aggressività che lui mette davanti al microfono, però poi siamo sempre arrivati alla conclusione che storicamente nelle radio non c'è mai stato un personaggio forte su una radio che sia rimasto tale anche nel momento in cui ha cambiato casacca, e secondo me se la Zanzara fosse arrivata da noi probabilmente non sarebbe piaciuta a metà dei nostri ascoltatori e anche a metà di quelli che lui aveva già. Senti, in termini di tu parli sempre di un rapporto molto idilliaco con il tuo gruppo editoriale, no? L'Espresso, Jedi e via dicendo. È abbastanza difficile da credere, cioè quanto le tue scelte poi, quanto devi rendere conto, a quali compromessi devi scendere, ci sono delle cose che vorresti fare e non hai mai potuto fare? Guarda, l'unica cosa su cui mi sono trovato in disaccordo con le loro scelte è stata la gestione del canale televisivo, nel senso che noi qualche anno fa per una serie di incastri ci siamo trovati ad avere il canale 9 del digitale terrestre, no? Discendeva dall'aver rilevato Video Music, o come diavolo si chiamava, insomma, no, All Music. E secondo me quella era un'occasione che si poteva cavalcare e avrebbe fatto molto bene a noi, ma soprattutto al gruppo, perché era una cosa nuova. Però noi l'abbiamo rilevata questa cosa, questa televisione, nel 2007-2008. È arrivato il 2008-2009 con tutta la crisi che c'è stata a livello economico, e siccome fare la televisione è estremamente impegnativo dal punto di vista economico, loro non se la sono sentita e dopo pochi anni hanno ceduto il canale al gruppo Discovery. Ecco, questa è la sola cosa su cui mi sono trovato con loro in disaccordo. Per il resto io non ho mai avuto nessun tipo di indicazione, di segnalazione, ma non perché il gruppo Espresso sia il paradiso della democrazia, della libertà espressiva, semplicemente perché noi facciamo una cosa talmente lontana da quelli che sono i loro interessi, la loro cultura, che non la capiscono. Beh, talmente lontana, talmente, però è anche quella che porta profitto poi fondamentalmente. Appunto, loro non la capiscono, non gli interessa, gli porta un profitto importante, perché metterci becco? Io faccio il direttore della radio da 25 anni, in 25 anni non mi hanno mai detto una cosa che avesse a che fare, ripeto, con il contenuto della radio e con il modo di gestirla. Infatti, facevo il conto di questi 25 anni, tu sei al governo, al potere da 25 anni, Putin è al potere da 19, tanto per dire, no? Cioè, devi ancora farne di strada, ragazzi. Cioè, quali cose orribili hai dovuto fare per tenere il potere per 25 anni? No, nessuna, semplicemente portare dei risultati, e purtroppo, per fortuna, i risultati sono sempre arrivati. C'è stato un momento, devo dirti, è un racconto che ho fatto già in altre occasioni, in cui i risultati non erano esaltanti, ed è stato dopo 4 o 5 anni di direzione, perché comunque quando tu rilevi un'avventura che funziona, chiaramente nei primi tempi, nei primi anni porti avanti quello che hai ereditato, poi piano piano inevitabilmente cominci a metterci quello che rispecchia la tua personalità. In questo cambiamento, nel passaggio da radio da discoteca, radio solo musicale, radio poco parlata, a radio come poi siamo diventati, probabilmente abbiamo perso ascoltatori e guadagnati altri. Lì, ecco, è stato un momento in cui da Roma mi hanno detto: sei sicuro? Sei sicuro? E io tu hai detto no. Io non ho risposto, ho fatto finta di niente, però ho tenuto duro, e un anno dopo invece abbiamo avuto la ripartenza che ci ha portato ad essere ancora qua. Abbiamo un ultimo video. Attenzione. Scomodissimo. La Pina, chi è? Ciao, ti ricordi quando un giorno sono entrata nel tuo ufficio e ti ho detto che mi ero fatta questo e tu hai detto: ah, me lo voglio fare anch'io. Sei ancora del parere? Questo è il massimo della scomodità a cui arrivano i tuoi artisti. L'ho visto così, sembra davvero una radio nordcoreana. No, la Pina è matta, ma d'altronde per lei aggiungere un tatuaggio come quello non è che cambiava tanto la sostanza, no? Io morirò vergine dal punto di vista dell'inchiostro. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Allora, nel 2013
parlavi di ritirarti sulla cresta dell'onda, poi hai rifirmato per 5 anni, oggi è il 2019, il che significa che hai rifirmato un'altra volta nel frattempo, perché sei sicuro che riuscirai a evitare il viale del tramonto? No, perché ovviamente nessuno può essere sicuro di questo, e sono sicuro che smetterò prima che la gente mi cominci a dire che è ora di smetterla. Io ho firmato un anno fa un contratto per altri 5 anni, quindi in teoria ne ho ancora altri 4 da fare, però mi piace sempre illudermi di poter dire un giorno basta, non c'ho più voglia. Serve anche per compensare un po' quelle giornate in cui le cose non è che funzionino benissimo. Poi dopo ci si passa sopra e si va avanti. Diciamo che per adesso va tutto talmente bene che sarei un folle a smettere. Però non è detto, mi piacerebbe anche fare una follia così ulteriore e magari smettere in un momento X che non sia per forza quella scadenza. Vedremo. Grazie, chiudiamo. Grazie a voi.